Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di YouTube. Questa mattina parleremo di modi e soprattutto come sottolineare i gradi, quelli più importanti dei modi, utilizzando le scale pentatoniche. Io generalmente preferisco utilizzare questo metodo piuttosto che le classiche posizioni tre note per corda derivate da ogni grado della scala maggiore, perché hanno un suono più convincente, hanno un suono che secondo me sottolinea meglio ogni modo. Noi chitarristi generalmente conosciamo due scale pentatoniche, quella minore, che è questa, che è quella che praticamente suoniamo il 99,9% del tempo, e poi conosciamo quella maggiore. Ebbene, sappiate che ne esistono altre 5, che sono costruite sui gradi della scala relativi. Quindi, ad esempio, la pentatonica dorica è quella che noi ricaviamo mettendo la sesta maggiore al posto della settima minore. E questa è una delle più semplici. Passiamo a quella frigia, un attimino più complessa da visualizzare. Ricordatevi che queste posizioni vanno suonate due note per corda, come una pentatonica classica. Quindi abbiamo la pentatonica frigia. Come scheletro possiamo sempre utilizzare quello della minore, però dobbiamo mettere la nona minore al posto della terza e la sesta minore al posto della settima minore. Quindi otterremo questa sonorità. Passiamo da quella lidia. Io personalmente uso due diteggiature diverse. Una è con la quinta e una è con la sesta. E abbiamo prima, terza maggiore, quarta diesis, quinta, settima maggiore, ottava. E così procediamo. Ma se troviamo ad esempio un accordo con una tredicesima, è meglio mettere la sesta maggiore al posto della quinta. Quindi otterremo. Passiamo alla pentatonica misolidea. Questa qui è largamente utilizzata da chitarristi come John Petrucci, in alcuni assoli come ad esempio quello di Scared o altri, ed è questa posizione qui, dove abbiamo terza maggiore, quarta, quinta, settima minore e così via. Poi abbiamo la nostra pentatonica minore classica. Un
Ogni tanto ci sta bene mettere la nona al posto della terza. Così. E poi abbiamo la pentatonica locrea, adattissima per il blues. Il locrio normalmente è un modo abbastanza bistrattato e poco utilizzato, però secondo me questa pentatonica vi suona da paura. Quindi ragazzi, ora che conoscete le posizioni, non vi resta che suonarvi un accordo sotto e provare queste nuove sonorità. Secondo me è un modo molto intelligente per capire i modi e soprattutto ragionando gli intervalli riuscirete a visualizzarli un po' in tutta la tastiera. Ovviamente vi ho fatto vedere solamente un box, provate a ricavare gli altri quattro, va bene? Quindi spero che per voi questa sia stata una lezione costruttiva e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace. Ciao ragazzi, a presto!